5 arresti questa mattina a Palagonia nell'ambito dell'operazione dei carabinieri ribattezzata Full Time, che ha portato alla luce un fiorente traffico di droga costituito prevalentemente da marijuana e cocaina. L'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltagirone ha permesso di rilevare una sorta di staffetta tra due dei principali responsabili del traffico, che quotidianamente nel pomeriggio si incontravano per darsi il cambio. Quello che subentrava rilevava materialmente la droga non ancora venduta e i telefoni cellulari intestati a cittadini stranieri utilizzati per gli appuntamenti con i vari acquirenti. Una staffetta determinata anche dalle rispettive attività lavorative, che vedevano impegnato uno prevalentemente di mattina e l'altro la sera. In particolare, uno dei due, lavorando per una concessionaria di auto, si muoveva liberamente sul territorio, cambiando spesso macchine ed effettuando numerosi spostamenti anche su Catania. Questa mattina a finire in manette Giuseppe Palica, 38 anni, Sebastiano Di Blasi, 38, Enzo Rizzo, 36, mentre ai domiciliari è finita Giuseppina Letizia Tumasello, 41 anni, e C.R., queste le iniziali, di 37 anni, tutti ritenuti responsabili in concorso di aver detenuto ai fini di spaccio e aver ceduto a diversi acquirenti a Palagonia e nei comuni limitrofi numerose dosi di marijuana e cocaina. Nel corso dell'operazione, nelle abitazioni degli arrestati, ben nascosti, sono stati ritrovati circa 55.000 euro in contanti, alcune dosi di marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga in dosi e numerosi telefoni cellulari. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.